salire? No? Ok. Risalire o no? Ciao a tutti per la prova prodotto di oggi. E allora come dico ciao a tutti, che fai così? Sei cattiva! Sei cattiva! Sei proprio cattiva! Quando mi vuoi bene, quando mi vuoi bene. Vuoi rimanere con me sulla sedia? Oh, I love you, I love you. Dietro, vai nascosta, vai. Ciao a tutti, per la prova prodotto di oggi, un prodotto della Mulino Bianco. Era un po' che non c'era qualche novità e precisamente abbiamo il plum cake integrale. Io è la prima volta che lo vedo al supermercato, non so se hanno fatto la pubblicità, non ci ho fatto caso, è un periodo in cui non sto guardando molto la TV, segnalatemela voi questa cosa. E vi dirò, sono abbastanza contenta perché ho dato già una sbirciata agli ingredienti che adesso vi vado a leggere. E precisamente abbiamo zucchero, uova, farina integrale di grano tenero, fatta di farina di frumento, crusca di frumento, farina di frumento, olio di semi di girasole, yogurt all'albicocca, zucchero di canna, acqua, fibra solubile, oligofruttosio, agenti lievitanti, di fosfato di sodio, carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio, aromi, emulsionanti, mono e di gliceridi, degli acidi grassi, sale. Certo ci sono sempre tanti ingredienti, però non c'è l'olio di palma, quindi sono contenta di questa cosa, finalmente leggo scritto olio di semi di girasole. Allora, come calorie abbiamo per 100 grammi 390 calorie e per pezzo 129. Lo andiamo ad aprire. Tra l'altro vi ricordo che ho fatto la ricetta dei plum cake, quindi se la volete fare in casa ancora più genuina, cliccando qui trovate la ricetta su come fare un plum cake gigante che potete fare anche a monoporzioni ovviamente. Allora, eccolo qui. Vi faccio vedere casomai fuori dalla bustina che è meglio. La forma è quella classica, tradizionale del vecchio plum cake, ma si vedono effettivamente proprio le fibre dell'integrale. Spero le riusciate a vedere bene. Vado ad assaggiare. Allora, partendo dal presupposto che io adoro i plum cake, quindi sono un po' di parte, vi dico che questi qui integrali hanno un sapore veramente, veramente uguale a quello originale. Personalmente non trovo una grande differenza, forse leggermente più asciutto, ma proprio pochissimo, quasi impercettibile. Quindi vi dirò, sono contenta di questo prodotto. Per gli ingredienti, per il fatto che appunto somiglia molto all'originale, quindi se avete bisogno di mangiare appunto qualcosa che sia integrale è un'ottima sostituzione, insomma positivamente contenta. Il prezzo è lo stesso dei plum cake classici e quindi il mio voto è un 9. Non do 10 perché è un plum cake, insomma, quindi niente di particolarmente entusiasmante, però sono contenta, un buon sapore, ingredienti buoni, quindi voto positivo. Spero che questa recensione vi sia piaciuta, un bacio a tutti e ci vediamo come sempre martedì, ricetta natalizia, non ve la perdete, giovedì con i vlog e sabato sul secondo canale, qui nuova recensione. Ciao ciao!